Arriviamo all'ottavo, capitolo 4, davanti a Dio e davanti a Cristo Gesù che si manifesterà come Re quando verrà a giudicare i vivi e i morti, voglio farti una raccomandazione. Predica la parola di Dio, insisti in ogni occasione, a tempo e fuori tempo, rimprovera, raccomanda, incoraggia, usando tutta la tua pazienza e la tua capacità di insegnare. Quindi è la costanza nell'annuncio della parola. Maisto e fas di annunciarlo. Perché ci sarà un tempo nel quale gli uomini non vorranno più ascoltare la sana dottrina. Era vero allora, è vero anche oggi, anzi oggi è un modo più. Ma seguiranno le loro voglie. Si procureranno molti nuovi maestri, i quali insegneranno le cose che essi avranno voglia di ascoltare. È che dicevamo prima, no? Continuare a cercare finché trovi qualcuno che ti dà ragione, che ti dice sta tranquillo, tutto va bene. Non daranno più ascolto alla verità e andranno dietro alle favole. Se pensate a quanti miliardi spendono ogni anno gli italiani che non vanno più in chiesa, non hanno tempo di andare a messa la domenica, o a forse Gapuac, per gli oroscopi, fermiamoci a quello, gli oroscopi. Quante ore passano davanti alla TV per ascoltare i sapienti che annunciano e spiegano gli oroscopi tutti i giorni, compresa la RAI, con i soldi dei contribuenti? Signori cari, se non sono favole quelle, eppure godono di una grande... Manca appena che il Presidente della Repubblica, il Capo del Governo, chiami la ruspice giorno per giorno per sapere cosa dicono gli astri, cosa dicono gli uccelli, cosa dicono le viscere degli animali, per sapere che decisioni prendere nella vita quotidiana, come c'era 2000 anni fa. Tu però sta sempre in guardia, sopporta le sofferenze, continua il tuo lavoro di predicatura del Vangelo, porta a termine il tuo impegno a servizio di Dio. Hai cominciato, non stancarti. Fino in fondo. Cosa vi sembra di questi 8 pilastri? Ve li ricordate? Il terzo è la sapienza, capitolo 2, versetti 16-21, la ricerca della sapienza. Esatto, sì. Rivediamo tutti 8. Il primo era darsi da fare per insegnare. Non aspettare le calende greche a cominciare. Secondo, coerenza personale. Il terzo, ricerca la sapienza. Il quarto, dominio di sé. È quello più breve, è metà del versetto 22, del capitolo 2. Il quinto è la costanza nell'impegno. Il sesto è il discernimento, sapere capire, scegliere tra ciò che è giusto e sbagliato, ciò che è vero e falso, eccetera. Il settimo, la fedeltà alla verità, è il contrario del sesto in particolare proprio, e l'ottavo è costanza nell'annuncio della parola. Dove sta la gioia? È l'effetto di tutto questo, la gioia. Quando vivi? Non solo, e soprattutto è ansia. Cioè, mi accorgo che sto seguendo la parola di Dio. Quando seguendo ho gioia. È certo. È l'effetto di un seguire la parola di Dio davvero e non accontentarsi di... Cosa sono come sofferenza? Non può passarmi la gioia adesso. Per forza. È naturale. Per me è una cosa importante che Gesù nel Vangelo parla di gioia, sapete quando? Durante il suo discorso dopo l'ultima cena, sa che i suoi apostoli sono frastornati, ha celebrato la Pasqua 24 ore prima del dovuto, ha celebrato la Pasqua senza agnello pasquale perché non è stato ancora ammazzato, quindi non può neanche mangiarlo, ha parlato della sua morte imminente, ha parlato che tutti loro scapperanno, li tradiranno, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto vi dico tutte queste cose perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. Ah beh, massimo proprio, né? È il momento più adatto, no? Sì o sì? Eppure se la dite, perché era adatto.
No, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Quindi, perché accogliate la mia gioia. Lui sta per andare a morire, è pieno di gioia. Lui che invece tutti frastornati hanno il compito di lasciarla entrare. E a F, imparà a fidarsi. Se non imparano a fidarsi non potranno mai ascoltare questa parola. Loro, e noter, stessa roba per noi. È un altro modo di valutare le cose, di affrontare i problemi, che non ci è spontaneo per niente, almeno a me no, non so a voi, ci è spontaneo quel modo lì di affrontare i problemi? Sì o sì? È vero o no? Però è importante, è bello, bello. Diventa positivo se entriamo davvero in quella... E il bello è che nessuno può dire ho imparato e quindi sono capace. Lo sa quando c'è dentro, da come vive certe situazioni negative, da come le vive non spontaneamente ma con una certa serenità, lì sa se c'è dentro oppure no. Prima o nei momenti in cui non ci sono grossi problemi è difficile saperlo se davvero accettiamo di impostare la vita in quel modo. Facciamo un momento di silenzio. Se qualcosa ci è interessato, se qualche pilastro ci è stato utile, ringraziamo il Signore.